Buongiorno a tutti, signore e signori. Dici ciao. Ciao. Dove ce ne andiamo oggi? Lo scoprirete dopo la sigla. Guarda me, sigla. Ed eccoci qua, siamo diventati in tre, perché in questo viaggio che ancora non si sa dove stiamo andando, siamo in tre. Molesto, cosa andando a lui? Il numero tre sono io. Ma chi è? Pamela. Quando dici Pamela e non sei bionda, sei proprio questa voce ormonale. Pamelo. Stiamo andando a Ravello. Siamo sul valico, all'inizio del valico di Chiunzi, questa strada per fare il tempo è un po' così, ma dall'altra parte della montagna, svalicando, arriveremo col sole leone sicuramente. In costume, ci mettiamo, c'è il costume. Esattamente. Pensate al bagno, non ci credo proprio. No. Procediamo. Ed eccoci a Ravello. Ci troviamo adesso in Piazza del Duomo. Abbiamo appena lasciato il nostro bed and breakfast, che è il Palazzo della Marra, che è quel palazzo lì diroccato, il palazzo degli ex signori di Ravello, i Marra. Quelli se ne vanno, vabbè, tutto a posto, come se non ci fossero. Andiamo, dobbiamo andare a cercare un posto. La Vittoria, ristorante qui a Ravello, e vi facciamo vedere che cosa stiamo per mangiare. Hai la persona scelta. Allora, Albagia, questo è i linguini con il pesto di... Alla. Con le angiove. Alla Sergio. Questo è lo scotch. Alla cetarese. E le mie sono i paccheri di Gragnano con pomodori secchi, burrata e scampo. Wow, ci troviamo nel chiostro di San Francesco d'Assisi, del convento di San Francesco d'Assisi, qui a Ravello, nella passeggiata che va dal ristorante Vittoria alla Piazza Duomo fino a salire a Villa Cimbrone. È uscito il sole, bellissimo. C'è tutta una mostra di pittorica. Questa è un'altra statua. Tutto a posto. Stiamo andando a Villa Cimbrone. Se andiamo da questa parte, andiamo ad Amalfi a piedi. Ce ne vorrà che ce ne vorrà, non so quanto. Procediamo. Non vedo lo schermo. Che panorama, pace, tranne la motosega. Ascoltiamo la motora. Mi sono fatto sto bagno. Non lo so, va bene. Ti ho trovato nel video, sì. Certamente. Fatto apposta. Questi sono i giardini d'ingresso. E adesso passiamo all'interno. Siamo all'interno di Villa Cimbrone. La prima cosa che si vede in Villa Cimbrone appena si entra da, appunto, dall'ingresso è il chiostro, questo qui, che potete vedere. Anche all'interno. C'è. E poi c'è la cripta. Dove sei già andato? Perché c'è la toilette. Andato? Al bagno. Al bagno? Fai cosa? Così te. Cosa bella fresca. Un fan ha detto: chi è quello vestito in nero che poi in blu? Ecco, un po' di pazienza. Ma chi è? Sei richiesto? Io. Oh my god, look at this. Wow. E qui cominciamo a vedere scorci. Qui sotto abbiamo agrumeti, quindi sono limoni, arance, non si sa. E poi si scorge. Questa è un po' la costiera, quello che vedete. Da quella parte, quella è Minori, dovrebbe adesso essere. Ci incamminiamo lungo questo viale per andare alla terrazza sull'infinito. Alla fine di questo viale che vedete in questa villa ci sarà questa balconata che ci si, dove ci si affaccia e praticamente si ha la sensazione di essere esattamente nel vuoto sull'infinito. Ed eccoci al di là di questo arco, di questa statua,
andiamo ed arriviamo al balcone sull'infinito. Balcone sull'infinito, ecco, questa è la classica view di Villa Cimbrone. Adesso ovviamente dobbiamo fare un attimino il turno per poterci affacciare, ma è una cosa meravigliosa. E adesso ve lo faccio vedere tutto. Io ho un attimino di vertigini, ve lo devo dire, e quindi sono un attimino messo così, ma vi giuro che è una cosa, è una sensazione fantastica, spettacolare. Okay. La terrazza sull'infinito di Villa Cimbrone, signori e signori, ecco qua. Ok, Rosario, dai un commento a tutto ciò. È pazzesco. È meravigliosa. Ok. Aspetta che faccio vedere sotto. Ecco, va bene, procediamo, adesso passiamo. E da questo punto, che la visione, la visuale è fantastica, ora andiamo a vedere i giardini. Quella è Maiori. Okay. Procedendo per i giardini di Villa Cimbrone ci imbattiamo in questo che è il tempietto di Bacco. Guardiamo, questo quindi si vede Bacco con... Si può riconoscere dallo strumento, dal flauto di Pan, la lira, forse Pan non è Bacco, ma comunque è lui, e qui sempre con la solita vista meravigliosa. Ok, un poco di affanno, perché sono scale, 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 e si va a zig zag in questi sentieri. Guardate, statue, glicine, mamma mia. Dove andiamo? Lei sta stanco? Io sì. Ho perso la testa. Ok. Se no andiamo di qua. Tanto lì si torna sulla... Passeggiando per queste strade arriviamo a questa scritta che dice: su nude rupi si è erte sopra il mare, ti nascondi Ravello come nido di numi. O paese di fiabe, le tue banche case, le tue mirabili chiese non vantan pretese al turista. Venuto quassù sol per vedere quel che nascondi nei cieli lontani, nei mari profondi, dove tra il pulviscolo d'oro dello spazio il mistero dell'infinito vive. Pietro Molfsini. Però, wow, però c'ha ragione, Procediamo. Ora ci troviamo a Via Roma, la strada dello shopping ravellese, con tutti i negozi di souvenir, di ceramiche della costiera che vengono da, queste sono tipiche di Ravello, comunque insomma tutta la costiera. Vico Equense fa proprio questa ceramica e quindi Vico Equense sta qua vicino, quindi di fatto questo è quanto. E noi andiamo avanti per vicoli e vicoletti. Ora ci troviamo nel belvedere Principessa di Piemonte. Da questa parte si vede qua alla mia, qua dietro, l'hotel Palumbo, un 5 stelle, e poi qui sotto possiamo vedere Scali e quindi poi Maiori. È sempre una bellissima vista. E poi abbiamo Panse Viole e due loschi individui che stanno per foto. Amori, merita di far vedere l'ingresso dell'hotel Palazzo Avino 5 stelle lusso. Look at this. Troppo bello. Ok. 5 stelle lusso. Lusso. Sergio, ma noi abbiamo la stanza qua. Sì, abbiamo la penthouse. Eh certo. Mm-hmm. Procediamo. Pausa caffè, volevano il caffè, che stanno pigliati. Il caffè l'abbiamo preso, freddo, ma l'abbiamo preso. La granita di caffè, guardate che crema, troppa bella. Mo tiene in mano lontano. Però io non me la posso prendere perché a me fa male, perché non è decaffeinata. E quindi mi sono preso la granita di limone, i limoni di Sorrenti, i limoni della penisola Sorrenti, che sono una quella cosa meravigliosa. E mo si vuole mangiare anche la nostra, però. Dopo assaggerò. E certo. È fresca? Freschissima. Sta a posto. E con questo panorama meraviglioso della costiera amalfitana, di Minori, Maiori e Scali che si trovano qui sotto a Ravello, siamo appunto qui alla facciata dell'hotel Graal. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
di te, ciao. Sigla! Buonanotte! No, non ho sbagliato. Sigla.